Bene, amici e amiche carissimi, bentornati per una nuova puntata di questo ciclo di catechesi dedicato alla sana dottrina cattolica, che per grazia di Dio, ecco, stiamo cercando di portare avanti come ci siamo riproposti con cadenza settimanale. Po' alcune tematiche fondamentali, no? Ossia alcuni concetti importantissimi. Siamo partiti, faccio un attimo un excursus perché l'altra volta abbiamo visto il primo comandamento, quindi è bene fare una prima tappa di... Siamo partiti, diciamo così, dalla divinità di Gesù Cristo, che è il pilastro della sana dottrina cattolica. Tutto dipende dalla divinità vera e reale di nostro Signore Gesù Cristo, che stiamo tra l'altro per celebrare con pieni di gioia, insomma, nel mistero del Santo Natale. Da lì siamo passati alla partecipazione, diciamo così, a questa pienezza di vita che il Signore ci ha donato e che avviene soltanto quando si riceve il sacramento del battesimo. Abbiamo cercato di introdurre la grandezza di questo sacramento, la sua importanza, quanto in esso sia da cercare tutta quanta il fondamento della nostra vita splendidamente meravigliosamente cristiana. Dopodiché abbiamo un attimo introdotto il concetto cattolico di male, d'accordo? Quindi da dove viene il male? Quindi la sua origine, qualcosa sugli angeli ribelli, eccetera, eccetera, no? Dopodiché siamo passati al primo comandamento, quindi stiamo spaziando un pochino nell'ambito della dottrina cattolica, quindi non abbracciando soltanto un argomento, no? Ma stiamo proprio ad alcuni capisaldi, che sono appunto, il primo comandamento abbiamo dedicato diverse puntate, quindi anzitutto chi è il mio Dio, veramente, un tema molto attuale, quindi affrontati i concetti dell'ateismo e dell'indifferentismo religioso. Poi gli idoli del mondo, i grandi idoli del mondo, la puntata numero 5, la 3 il 3S, sesso, sesso, soldi e successo, ma anche poi la sottile insidia delle altre idolatrie, minori, diciamo così, minori apparentemente, ma assai pericolose, quindi l'importanza anche di liberarsi dagli idoli. Poi siamo andati in quei peccati che direttamente costituiscono una trasgressione al dovere che si ha nei confronti di Dio di adorarlo, di rendergli culto e di offrire sacrifici interiori, interni ed esterni. E quindi abbiamo parlato delle riverenze, del rispetto e dell'onore dovuto al luogo sacro, dell'adorazione dovuta a Dio, in particolare a quell'altissima manifestazione personale di Dio che per noi è l'Eucaristia, a cui poi a suo tempo dedicheremo quando ci arriveremo, quando Dio vorrà, amplissimo spazio, perché l'Eucaristia è il cuore della nostra fede, no? Sempre su questo tema abbiamo affrontato nella puntata numero 7 i sacrilegi, quindi sia le offese, le diffamazioni, gli oltraggi ai ministri di Dio, sia i sacramenti verso i sette sacramenti, i sacrilegi verso ciascuno dei sette sacramenti. Ultime due puntate, nella prima ci siamo occupati di altre, diciamo così, gravi peccati, con il primo comandamento, che sono la superstizione, l'occultismo e lo spiritismo. Infine, la volta scorsa, dei peccati formalmente contrari alle tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, trattando i temi dell'eresia, degli scismi e poi dei peccati contro lo Spirito Santo. I sei peccati contro lo Spirito Santo. Ora, capito? Dentro questo panorama, questo spero che sia un disegno che provveda un attimo a elaborare la grazia del Signore, no? Ecco, io volutamente, cioè, è chiaro che ho pensato un pochino a grandi linee, però non troppo, perché ormai ho esperienza, insomma, di tanti anni. Se questa è una cosa che Dio vuole, lui l'ha già pensata, insomma, a come andrà, no? No, però pensando a, dopo il primo comandamento, quale porta apriamo? A mio avviso c'è da aprire una porta fondamentale e importantissima, che in parte ribadisce, è un po'
una sorta di chiusura, no? Anche di questo prima grande area, cioè in questa grande area abbiamo respirato Dio a pieni polmoni, diciamo così, la divinità di Cristo, quindi la partecipazione piena a essa col battesimo, il male nel mondo. E qual è la cosa più importante? Perché quando a Gesù gli hanno chiesto, ci dici il primo comandamento? Il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, per cui amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, no? Ecco, si potrebbe anche fare una piccola appendice al primo comandamento, anche approfondendo proprio questo, no? Che è il primo dei due precetti della carità, secondo quando ci insegna il Catechismo. Però io credo che sia importante a questo punto, al momento che il battesimo serve principalmente a rimettere il peccato originale, e che il peccato originale fu anzitutto una ribellione contro Dio e la sua volontà, perché il peccato originale è proprio, come dire, se uno volesse dire proprio qual è il peccato contro il primo comandamento per antonomasia, è il peccato originale, è il peccato originale. E chi è che si è frontalmente opposto a Dio? E questa è una cosa che purtroppo non cesserà mai nel suo mistero. È il diavolo e con lui gli angeli ribelli. Per cui penso che sia il caso di aprire una, come dire, ampia parentesi che approfondisca appunto il tema del peccato degli uomini e del peccato degli angeli, cioè il peccato originale degli esseri umani, ma evidentemente questo è preceduto dal peccato originale degli angeli, cioè da questi eventi che hanno, come dire, sconvolto, come dire, i piani di Dio, cioè sconvolto certamente poi alla maniera, cioè secondo il nostro modo certamente di pensare, di parlare. Dio aveva tutto previsto, infatti abbiamo visto come era già predisposto, come dire, il piano di salvataggio, quindi la redenzione, no? Questo è un punto però fondamentalissimo, perché oggi parlare di sana dottrina cattolica significa ricordare, perché non tutti credono all'esistenza del male come esseri personali, cioè noi pensiamo, sì, certamente che il male è costituito dal peccato. Il peccato non è una persona, il peccato è un'azione o un pensiero, no? È un atto. Ma attenzione, il motore del male, l'origine del peccato, non è un concetto astratto, ma sono degli esseri personali. Vederci un po' meglio. Anche queste sono tematiche, come vi accennavo all'inizio di questo ciclo di catechesi. Qui non si diranno cose nuove, quindi chi conosce già un pochino le mie predicazioni anche online, l'ho già detto tante volte, le ha già sentite dire queste cose, d'accordo? Non è la prima volta che le affronto, perché ho sempre pensato che queste tematiche fossero veramente basilari, anche perché oggi non sono, come dire, chiaramente, vissute, percepite dai membri del popolo di Dio, d'accordo? E a volte c'è anche un pochino di latitanza nella predicazione, ecco, perché si predilegge, si prediligono oggi, diciamo così, temi a maggiore risonanza e coinvolgimento, pur doveroso, ecco, nella vita concreta, diciamo così, nella vita quotidiana, che nella vita, diciamo così, nell'orizzonte di questo mondo. Però a volte si perdono, questa è una cosa che ci raccomandava sempre il Cardinal Petrocchi, no? Noi giovani predici diceva sempre: fate in modo che anche i fedeli abbiano sempre, come dire, i grandi punti di riferimento, d'accordo? Perché noi è chiaro che poi dobbiamo avere il nostro orizzonte mentale aperto a 360 gradi nei confronti di tutta la realtà. La Chiesa ha una parola da dire a tutto e a tutti, eh? I cristiani hanno una parola da dire a tutto e a tutti, anche alla vita politica,
anche alla vita sociale. Esiste una dottrina sociale della Chiesa, esiste una morale sociale, esiste una bioetica, sono tante cose, no? Ecco, però, cioè, tutte queste cose per noi hanno, come dire, una radice fondamentale che è, sono appunto i grandi caposaldi della nostra fede divina e cattolica, cioè quello che poi motivano anche tutte quante le nostre azioni. Allora, cosa insegna il catechismo? Cosa insegna la sana dottrina cattolica al riguardo? Allora, molto presumibilmente, ma cioè, presumibilmente dire poco, certamente prima degli uomini sono stati da Dio creati dei puri spiriti, come del resto noi esseri umani, tutti buoni. Attenzione, buoni, ma non, come si dice tecnicamente, confermati in grazia. Cioè, allora, per quello che noi ne sappiamo con certezza, perché poi non possiamo sapere con certezza se Dio ha fatto qualche altra cosa e che non ci abbia rivelato, quello che noi sappiamo con certezza dalla rivelazione pubblica, che è quella a cui ovviamente la Santa Madre Chiesa fa riferimento, è che nel creato così come noi lo conosciamo, d'accordo, sono state create soltanto due specie di esseri intelligenti, i puri spiriti e, se vogliamo chiamarli così, gli spiriti incarnati, che siamo noi, cioè gli angeli e gli uomini. Sappiamo anche, stiamo per celebrare il Natale, che il nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, si è fatto uomo, non si è fatto angelo e non so se lo abbiamo già accennato. L'ho anche recentemente scritto in un'omelia che uscirà nei prossimi giorni, una delle omelie di Natale, Epifania, insomma, che per chi non lo sapesse, pubblico su loro richiesta, insomma, ogni settimana sul settimanale di Padre Pio, no? Il Verbo si sarebbe fatto uomo anche se noi non avessimo peccato. Perché? Perché nell'essere umano, questo lo capiamo tutti quanti, sono racchiusi tutti i gradi di essere che Dio ha realizzato, diciamo così, creando. Allora, quali sono le forme di essere che noi conosciamo, diciamo in termini esperienziali filosofici? Allora, qui siamo anche in diretta, insomma, e c'è anche il video poi di questa catechesi, quindi possiamo fare. Noi conosco una, diciamo così, materia inerte, per esempio questo piccolo rosario che ho in mano. Questo è fatto di materia inerte, è stata lavorata, d'accordo? Che significa con materia inerte? Significa che questa cosa qui, certamente noi poi adesso sappiamo tutte le cose scientifiche, quindi questa sembra che è ferma e che è inerte, ma qui ci stanno gli elettroni che girano intorno agli atomi a velocità vertiginose, no? Però, ok, però sicuramente questo rosario non cresce così come cresce una pianta, quindi non ha una vita che si chiama vegetativa, quindi che cresce, né tantomeno si muove, d'accordo, o mangia, come fanno i gattini che questa sera non si sa dove stanno in giro per caso, comunque non stanno qui dentro, d'accordo? Quindi non è né una pianta né un animale. Ecco, quindi ci sono queste prime tre forme di essere che noi conosciamo, che è la vita, come dire, della materia, come dire, inerte. La chimica la distingue in organica e inorganica, adesso non ha importanza, insomma, adesso non dobbiamo fare più un corso, dobbiamo capirci, no? Con le cose che capisce anche l'uomo comune. E poi c'è la forma di vita vegetativa, che è quella del mondo vegetale, appunto, no? Delle piante. Anche un uomo può ridursi, come sappiamo, allo stato vegetativo, no? Sappiamo che in alcuni casi di coma profondo ci si riduce ad una vita vegetativa. Perché vita vegetativa? Perché l'unica cosa che permane è appunto la nutrizione, quindi quasi sempre artificiale, no? Qui sono tutte le tematiche, chi lo sa se in questo ciclo di catechesi arriveremo anche a affrontare, ci ho anche scritto recentemente un articolo per la diocesi di Latina
che è stato un bellissimo documento della congregazione della dottrina della fede, appunto che ribadisce la condanna della Chiesa Cattolica per ciò che concerne l'eutanasia, no? Ecco, quindi anche quando si sta in stato vegetativo non è lecito, ecco, staccare le spine, no? Questo più o meno in giro si dovrebbe sapere, no? Almeno questo, insomma, no? Quindi la vita vegetativa. Poi c'è la vita animale. E anche qui purtroppo molti esseri umani vivono come gli animali, ma non perché stanno in coma, ma perché hanno degradato, sono scesi, diciamo così, di un grado di essere, perché purtroppo per lo stile di vita che conducono, non è che si dissociano molto dagli animali. Cosa fanno gli animali? Gli animali, oltre che a vegetare, si muovono, quindi mangiano, hanno una vita, hanno delle forme, come dire, complesse. Pensiamo ai mammiferi, mangiano, i miei gattini mangiano, si riproducono, quindi conoscono il piacere del mangiare, conoscono i piaceri legati alla riproduzione, sono capaci di esprimere in forma rudimentale l'affetto, no? Hanno delle forme di comunicazione, non parlano, ma se tu a un cane lo accarezzi, scodinzola, se accarezzi un gatto, fa le fusa, eccetera, eccetera, no? Ecco, tutte queste cose qui. Quindi è una forma di essere, infatti si chiamano animali, quindi non è che sono, capito, come se io taglio un albero, adesso non so cosa dicono gli scienziati, io non sono dotto, no? Però sicuramente l'albero non strilla, insomma, no? L'albero non è come la favola di Pinocchio, il tronco di Pinocchio che quando Geppetto non lavorava strillava, no? Quindi questo ci sono tanto nelle favole di Collodi, no? L'albero non strilla se noi lo tagliamo, però se uno prende un animale e gli taglia una zampa, vedi come strilla, no? Quindi sente dolore, d'accordo? Quindi ha una forma di vita, diciamo, superiore, contigua alla nostra, perché anche io, come i miei animaletti, anche noi mangiamo, anche per gli esseri umani. Almeno nello stato in cui ci troviamo, è indubbio che esiste la riproduzione sessuata, d'accordo? E non è che dico questo così, no? E anche noi abbiamo dei sentimenti, anche noi come gli animali proviamo paura, proviamo desiderio, proviamo simpatia, proviamo affetto, proviamo attrazione. Solo che gli animaletti non parlano. E come mai che non parlano? A meno che uno non legga i fumetti di Walt Disney. Se leggi i fumetti di Walt Disney, Topolino parla, Paperino parla, Pippo parla, d'accordo? Ma questo succede soltanto nei fumetti di Walt Disney, nei cartoni animati di Walt Disney, no? Bellissimi, tutte quante cose meravigliose, insomma, capolavori, insomma, che hanno allietato la nostra infanzia e a volte allietano anche la nostra non più proprio, poco più che infanzia, insomma, noi siamo tutti quanti giovanotti nell'anima, però gli animali parlano soltanto in quel contesto. Noi parliamo, adesso che poi ne dicano tutti quanti gli intelligentoni, perché abbiamo, oltre che l'anima sensitiva, la chiamavano i classici, che hanno anche gli animali, la chiamano alcuni sensitiva, altri la chiamano l'anima immateriale, noi abbiamo l'anima razionale o spirituale. Ed è quel qualche cosa che viene creato direttamente da Dio, c'è un atto del Signore, perché è lì che si trova ed è grazie a questo che noi possiamo dirci immagine e somiglianza di Dio. Gli angeli sono puri spiriti, cioè sono capaci di parlare non perché hanno le corde vocali, ma capaci di parlare per quel procedimento che fa in modo che le mie corde vocali suonino, quindi emettano non dei suoni tipo che nessuno capisce niente, no? Ma dei suoni appunto formati dalle parole che non sono formate dalle corde vocali, ma sono formate dalla mia intelligenza, speriamo che essendo sensate, quindi attraverso quel particolare strumento che è un linguaggio. Anche qui quante lingue ci sono nel mondo, se uno si diverte a studiare un pochino di lingue, vedrà perché è molto molto interessante anche capire questa particolare
peculiare modalità di comunicazione che è distinta in base alle culture, perché una lingua c'è molto di quello che un certo popolo, una certa cultura è, esprime, eccetera, no? Il latino è molto diverso, ma proprio diversissimo, d'accordo? Dall'ebraico. Sono proprio, cioè, non c'è proprio, ne, non ci sono punti di contatto proprio neanche in una virgola, d'accordo? Proprio, cioè, tu entri, ti devi immergere in un mondo, se apri il mondo, per esempio, dell'ebraico, delle lingue lì orientali semitiche, è proprio, cioè, è inutile che parli l'italiano, che hai studiato le lingue classiche, proprio zero assoluto, d'accordo? Devi resettare completamente il cervello e cercare di entrare in un altro modo di costruire la frase, in un altro modo di esprimerti. Altre forme verbali, proprio è un'altra cosa. Tornando però a quello che volevo dire. Ecco, gli angeli parlano, ma non hanno le corde vocali. Gli angeli sono liberi, vogliono, amano, facendo questo per la loro, per il loro essere spiriti puri. Per noi che siamo esseri umani è un pochino difficile immaginarli, ma lo sono. Ecco. Spiriti puri non dobbiamo però immaginare degli esseri, come dire, gassosi, d'accordo? O degli strani fantasmi, d'accordo? Non hanno come noi quella particolare materia che va a costituire il corpo. Poi esattamente come siano, è chiaro che lo possiamo sapere entro certi limiti, insomma, no? Quindi la fede deve sempre rimanere molto molto sobria su certe tematiche perché non possiamo andare oltre, d'accordo? Ecco. Diciamo che gli angeli, però, per il fatto di essere puri spiriti, hanno la più alta somiglianza possibile con Dio. Perché Dio, adesso noi non guardiamo al nostro Signore Gesù Cristo che si è fatto uomo, perché numero uno, il nostro Signore Gesù Cristo si è fatto uomo 2000 anni fa, prima non c'era ancora questa cosa, no? Almeno nel tempo. E numero due, questa cosa non ha cambiato, diciamo così, nulla all'interno della Santissima Trinità, se non che la seconda persona della Santissima Trinità, che è il Verbo, che è puro spirito come il Padre e come lo Spirito Santo in se stesso, ha anche una doppia, diciamo così, forma di essere, perché non sussiste più soltanto come Verbo coeterno con il Padre e con la sua natura divina, ma anche la natura umana assunta ed unita ipostaticamente alla sua persona divina, presa appunto dal grembo della Vergine Maria. D'accordo? Ecco, però i puri spiriti, il puro spirito è quello spirito che è più vicino, evidentemente, alla perfezione assoluta che Dio è. D'accordo? Su questo, insomma, penso che possiamo arrivarci, no? Qui chiaramente sto sintetizzando, qui se mi dovessi mettere a fare la recitazione di tutte le citazioni possibili e immaginabili, veramente, a parte che mi dovrei preparare per 2 mesi per andare a ritrovare tutti quanti i testi di tutti quanti i padri, ma diventerebbe veramente una lezione proprio accademica noiosissima, no? Quasi, quasi improponibile. Quindi mi chiedo, insomma, nel Catechismo della Chiesa Cattolica queste cose, insomma, si trovano tranquillamente espresse. Allora, quindi abbiamo visto che ci sono questi 5 gradi di essere, diciamo, pietre, piante, animali, uomini e angeli. Evidentemente al di sopra c'è l'Altissimo. Qual è la caratteristica dell'Altissimo? La rivelata lui stesso a Mosè. Lui è puro spirito, ma è eterno. Io sono colui che sono. Dio non c'ha la data di nascita né la data di morte. È eterno, è l'essere, quindi è l'essere significa che è la vita ed è la fonte di ogni cosa che è. Essendo l'unico ad avere la vita in se stesso, l'unico autosufficiente, l'unico perfettamente felice, l'unico capace di fare tutto da sé. D'accordo? Questo è il primo step. Dobbiamo avere chiaro, quindi, chiaro questo qui, cioè io sono sempre molto. Allora, la seconda grande domanda, no? Ma come mai che Dio, che è da sempre, a un certo punto, noi dobbiamo usare questo linguaggio, ecco, anche se poi l'intersecamento tra il linguaggio temporale e l'eterno è un altro grosso problema, decide di creare. Come mai? La risposta a questo è data, come dire, dalla conoscenza e dalla comprensione dell'intima natura di Dio. Il fatto che Dio sia trino è proprio per come avvengono le processioni trinitarie, quindi le processioni e le relazioni tra le persone dell'Altissima Trinità, ci fa comprendere che Dio in se stesso
Quindi ciò che la sua essenza più profonda è, anzi la sua essenza tout court è amore. Perché la Trinità non è altro che un circolo eterno e perpetuo di amore infinito. Quindi, siccome c'è un principio antichissimo che agere sequitur esse, tutto quello che Dio fa, quindi l'agire segue l'essere. Se io sono amore, qualunque cosa faccio, sia dentro la Trinità, infatti dentro la Trinità Dio non fa altro che amare, d'accordo? Sia fuori la Trinità, è sempre amore. Allora, la creazione non è altro che l'espressione del desiderio di Dio di rendere partecipe della sua pienezza di vita che egli è e ha a qualche altro essere intelligente, capace di riceverla, e quindi in qualche modo evidentemente gli deve assomigliare un pochino, perché altrimenti non sarebbe capace di poter godere della bellezza della sua stessa vita. Perché? Perché potesse essere felice? D'accordo. Attenzione che il paradiso, non so come noi ce lo immaginiamo, non immaginiamo il paradiso come una cosa, come dire, austera, noiosa. Il paradiso, come dire, non lo si può banalizzare, ma il paradiso è la pienezza di ogni bene, di ogni felicità. L'appagamento di ogni desiderio possibile e immaginabile, cioè noi, occhio non vide né orecchio udì, né mai entrò in cuore l'uomo, perché si diceva nella teologia, è il fine ultimo per cui siamo stati creati, cioè Dio ci ha creati per questo. Ok? Allora, chiaro questo secondo step, quindi Dio crea per amore. Le forme di essere intelligenti sono due, gli spiriti e gli uomini. Ora, dal momento che ciò che muove Dio è l'amore, questo è un concetto fondamentale che bisogna capire, assolutamente. Noi abbiamo esperienza in ogni forma di amore che l'amore non è autentico se non è volontario. Io se mi innamoro di qualcuna, la cosa funziona se anche lei si innamora di me e quindi quando io mi avvicino, mi dichiaro e le dico che sono innamorato e che la voglio, lei mi dice anche io sono innamorato e quindi volontariamente accetta il mio amore e ricambia il mio amore. E da questa accettazione poi, nella nostra esperienza umana, nasce il matrimonio e tutte quante le altre cose belle che conosciamo, no? Quando questo non funziona, cioè se io mi innamoro di una persona che non è innamorata di me, che faccio? La costringo? Cioè, chi di noi sarebbe felice di avere vicino una persona costretta a accogliere il mio amore e a ricambiarlo? Che si capisce che lo fa per forza. O peggio ancora nei casi più gravi che purtroppo accadono, violentata addirittura. È bella una cosa di questo genere? Questa è la negazione, diciamo così, proprio della logica, del principio intrinseco dell'amore. Allora, che cosa è successo? Una cosa molto semplice, che creati questi esseri, Dio doveva semplicemente verificare che a questi gli interessasse accogliere integralmente l'amore di Dio e ricambiarlo, tutto qua. E attenzione. Come l'amore di Dio è un atto della sua eterna e onnipotente volontà, accogliere l'amore di Dio significa ipso facto accogliere anche la sua volontà. D'accordo? Allora, che cosa è successo? Che la prova dell'amore sia degli angeli che degli uomini è stata che cosa? Una manifestazione di una volontà divina, ovviamente motivata dall'amore, che richiedeva una accettazione da parte del destinatario e un ricambio. Se questa cosa ci fosse stata, avrebbe tutto funzionato alla perfezione.
Gli angeli se ne andavano tutti in paradiso, passavano da questa condizione già molto felice, perché Dio quando crea qualcosa, ecco perché possono stare a parlare quanto gli pare, cioè io non ci crederò mai, proprio confesso a tutte quante le storie sull'evoluzione che non sono scientificamente fondate, su tutto quello che vogliono, perché l'idea stessa, cioè Dio è un essere, diceva il Catechismo di San Pio X, perfettissimo. Per cui se qualche cosa esce dalle sue mani esce un capolavoro, capito? Quindi la condizione degli angeli e degli uomini appena creati era già in se stessa bellissima. Gli mancava soltanto, come dire, che questa cosa fosse confermata, quindi fosse resa definitiva e poi si andasse a compiere nella perfezione assoluta. Che per gli angeli sarebbe stata immediata, per noi no, dopo il soggiorno sul pianeta Terra, che comunque sarebbe stato come dire, un soggiorno in un giardino, un paradiso terrestre, come ci dice la rivelazione, e poi sarebbe andato a compiere il cielo. Dalle mani di Dio non escono cose imperfette che hanno bisogno poi degli adattamenti, delle cose. Non, il concetto, attenzione, è proprio contrario non soltanto alla rivelazione, ma a ogni minima logica, d'accordo? A ogni minima logica. Da Dio non escono cose, cioè la Madonna che è in mezzo a tutta la razza umana, dopo il peccato originale, l'unica creatura che Dio se l'è proprio costruita, diciamo così, nei minimi dettagli, ma la Madonna è la perfezione assoluta, wait. Assoluta, d'accordo? Cioè, c'è stato un grande santo che, cioè, se Dio volesse fare una cosa più perfetta della Madonna, non la potrebbe fare semplicemente perché l'ha già fatta. Cioè, nell'ambito della creazione, il top l'ha fatto con questa creatura, d'accordo? L'ha già fatto. Quindi, magari potrebbe fare qualcun altro uguale, se, che ne so, se volesse, non lo so, non sono tanto sicuro, ma sicuramente il top è già arrivato, d'accordo? Ok, superarlo non è possibile. Ci siamo fino a qui, no? Quindi non è tanto, spero, complicato. Allora, qual è stata la prova? Allora, quindi, qual è stata quella manifestazione di volontà a cui Dio subordinava, quindi la confermazione in grazia e quindi sia degli angeli prima che degli uomini dopo. Su questo la rivelazione ed anche la dottrina ufficiale della Chiesa è molto asciutta, è molto sobria, per cui ci dà delle informazioni scarne e, come dire, quasi scevre di un contenuto, d'accordo? Contenuti che però sono stati riempiti dal contributo teologico della tradizione e di tanti scrittori ecclesiastici, dando luogo a due filoni ben precisi che hanno tentato di individuare che cosa Dio aveva chiesto agli angeli e che cosa Dio avesse chiesto agli esseri umani per confermarli in grazia, quindi per chiedergli, diciamo così, la loro prova d'amore, l'accettazione dell'amore e del disegno di Dio su di loro e il ricambio di questo. D'accordo? Allora, per quanto riguarda i diavoli, dei diavoli la rivelazione ci dice poco, perché c'è un passo oscuro del profeta Isaia dove si parla della caduta di Lucifero. Si trova nel capitolo 14 del profeta Isaia e leggo qualche cosa, no? Però appare, diciamo così, sullo sfondo di una requisitoria contro Babilonia. Leggo il passo, no? In quel giorno il Signore, comincio dal versetto 3, ti libererà dalle tue pene, dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito.
Isaia 14, 3 e seguenti. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: ah, com'è finita l'aguzzino, è finita l'arroganza, il termine, no? L'aguzzino, l'arroganza. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui, attenzione, che percuoteva i popoli nel suo furore con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro. Qui noi che sappiamo com'è la storia, al versetto 12 compare Lucifero, già in queste parole si vede proprio l'azione proprio tipica degli spiriti cattivi, dei diavoli. Percuotere i popoli nel furore, con colpi senza fine, dominare con furia, con tirannia. Questo è proprio il diavolo allo stato puro. Riposa ora tranquilla la terra ed erompe in grida di gioia. Persino i cipressi gioiscono riguardo a te, anche i cedri del Libano. Da quando tu sei prostrato, attenzione, non salgono più dai boschi contro di noi. Cercate di entrare subito dentro un linguaggio simbolico e allusivo, no? Qui già viene, come dire, affermata in maniera velata la soggiogazione di Lucifero nonostante la sua ribellione, che si è ribellato, ma farà e farà fino alla fine della storia un sacco di guai, un sacco di macelli, ma sarà sterminato. È un perdente, quindi è un candidato alla sconfitta, che sarà certamente inesorabile senza nessun dubbio, no? Gli inferi di sotto, continuano a leggere, si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo, per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe, sotto di te vi è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai, sentite, come mai sei stato steso a terra, signore dei popoli? Attenzione, eppure tu pensavi: salirò in cielo sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, attenzione, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni delle nubi, attenzione, mi farò uguale all'Altissimo. Ecco il punto. Mi farò uguale all'Altissimo. Noi che sappiamo com'è andata anche la storia del peccato originale, no? Diventerete come Dio, questa follia, d'accordo? Questo è sicuro. Che il diavolo voglia diventare come Dio, voglia essere come Dio, questa è proprio una delle pochissime cose sicurissime riguardo il peccato originale del diavolo. E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente. Immaginiamo questa scena, la vedremo anche noi, speriamo. È questo l'individuo che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la prigione? Un giorno lo vedremo questo qui, eh. Speriamo di non vederlo sulla terra, insomma, perché non è un bello spettacolo. Speriamo di vederlo da lontano e di vederlo da vincitori, soprattutto, non da vinti da lui, perché nei confronti del diavolo, attenzione, che o siamo vincitori o siamo vinti, un tertium non datur, O vince lui contro di noi o vinciamo lui in Cristo, ovviamente contro di lui, non c'è possibilità, Questo è un altro un concetto fondamentale, il Vangelo di San Giovanni, che invito anche chi mi segue, lo stiamo affrontando da circa un annetto, ci sono le catechesi nuove su YouTube. Tutto il Vangelo di San Giovanni, uno dei temi classici, proprio uno dei grandi capisaldi teologici del Vangelo di San Giovanni, è lo scontro tra la luce e le tenebre, tra i figli del regno e i figli del maligno. Gesù che dice ai farisei: voi avete Satana per capo, capito? Per padre, non Abramo. Glielo dice proprio: siete figli di Satana. Però spara proprio in faccia, quindi cioè, te credo che poi sono arrabbiati che dice che non voleva, quindi era proprio detto, era.
Quindi c'è questo passo, poi c'è qualche passo del profeta Daniele e poi c'è il grande passo del libro dell'Apocalisse. Quindi la donna vestita di sole, il drago che sorge a fare guerra contro questa donna e scoppia sta guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago e lo sbattono fuori, no? Quindi questa misteriosa donna vestita di sole che appare come la nemica di questo dragone infernale che fa il diavolo a quattro e che Michele scaccia dal cielo. Queste sono le informazioni che ci dà la Sacra Scrittura. Basta. Allora, cosa fa la Chiesa nella sua sapienza? Qui dobbiamo anche imparare, e magari io riuscissi anche a trasmettere quest'altra cosa, no? Alla Chiesa importa. E la Chiesa deve essere di questo custode, che tu, come dire, importa il grande concetto fondamentale, i dettagli, cioè che cosa sia stato realmente il peccato originale degli angeli, è una cosa certamente interessante da sapere, ma non è essenziale sapere esattamente cosa hanno fatto, ma che quel peccato ci sia stato e qual è stato il suo contenuto fondamentale? Il peccato c'è stato. Peccato di ribellione a Dio, motivato dal voler essere come Lui. Questo è quanto è affermato. E questo è quanto nella sua sobrietà ufficialmente insegna la Chiesa. Evidentemente questo non vieta, non proibisce, anzi, perché, capite, cioè, uno esce dalla comunione ecclesiale, diventa addirittura eretico, se non crede alla caduta degli angeli buoni, quindi alla loro, fatto che sono stati messi alla prova, che alcuni con a capo Lucifero, l'abbiamo sentito, sono caduti, hanno fallito e quindi sono decaduti, sono irreversibilmente perversi, sono stati scacciati dal paradiso, segno di Michele. E che c'è una particolare nemicizia con questa misteriosa figura di questa donna vestita di sole. Ok? Stop. Ma che un teologo, come hanno fatto già ai tempi della patristica, dice: bene, vogliamo provare un attimo a analizzare, approfondire, eccetera, eccetera. L'hanno fatto. L'hanno fatto. Tali approfondimenti sono poi stati nel corso della storia, come dire, suggellati da alcune rivelazioni private, che stanno evidentemente a un livello enormemente più in basso della rivelazione pubblica. Ma una rivelazione privata, se una rivelazione privata, per esempio, dice qual è stato il peccato degli angeli ribelli, fa esattamente il compito tipico di una rivelazione privata, perché la rivelazione privata, attenzione, non aggiunge mai nulla di sostanziale alla rivelazione pubblica, perché che tu mi dici che cosa ha fatto Lucifero, come dire, da un punto di vista di verità di fede, non cambia nulla, non succede niente, non succede. È una conoscenza in più, mi può dare accidentalmente delle chiavi di comprensione e di lettura di certe problematiche, certamente sì, d'accordo, ma è un di più. Quindi la rivelazione privata, secondo l'insegnamento che viene dalla Chiesa, serve proprio ad approfondire le verità che già sono rivelate. Tutte, nessuna esclusa. Cioè, nessuna rivelazione privata, come dice Gesù nel Vangelo, aggiunge un solo iota o una sola virgola a quanto dogmaticamente posseduto, custodito, difeso, insegnato da Santa Madre Chiesa. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Però approfondisce qualche punto, esplicita qualche passaggio, oppure chiarisce, oppure in un certo momento storico, come dire, evidenzia un certo aspetto della rivelazione che è necessario che sia particolarmente evidenziato. Esempi. Nel XVII secolo è stato l'anno del Sacro Cuore. Da circa un paio di cento anni
la Madonna pare che stia abbastanza sollecitamente intervenendo, lavorando. Io ho scritto un libretto tanti anni fa, solo soltanto sulle apparizioni di conosciute, insomma, ce ne sono un bel po'. Se consideriamo che quelle non riconosciute, non si sa, d'accordo? Lì bisogna stare essere molto molto prudenti, perché ci possono essere anche quelle false. Comunque, d'accordo? Quindi, che significa? Significa che questo periodo storico ha particolarmente bisogno di Maria. Così come il XVII secolo ha bisogno del Sacro Cuore di Gesù. E attenzione che del Sacro Cuore di Gesù ce n'è bisogno la Francia. E per il fatto che Luigi XIV non fece quello che Gesù aveva chiesto, consacrare la Francia al Sacratissimo Cuore, mettere l'effigie del Sacro Cuore sulle bandiere e sugli stendardi, sappiamo tutti quanti che fine ha fatto il suo successore, cioè Luigi XVI, ghigliottinato. Quindi, attenzione a scherzare con il fuoco, no? Quindi, chiuse parentesi. Allora, la tradizione, tanti scrittori ecclesiastici, tante rivelazioni hanno individuato in questo il peccato di Lucifero e degli angeli ribelli. Allora, Dio ha mostrato agli angeli che erano stati creati prima dell'universo sensibile il suo completo e integrale piano creativo, quindi gli universi, la materia e l'uomo. E gli ha rivelato che la seconda persona della Santissima Trinità sarebbe diventato uomo. Perché? Ecco perché ho fatto la premessa prima. Perché se il verbo diventa uomo, nella natura umana, si faccia attenzione a questo passaggio, tutti i gradi di essere creati da Dio sono compresenti, sia quello spirituale che quello materiale. Se il verbo si fosse fatto angelo, facciamo così, tanto per cosa che Lucifero avrebbe voluto, non ci sarebbe stato questa glorificazione, questa deificazione, questo compimento della creazione. Perché? Perché tutto quanto il mondo materiale rimaneva estraneo alla vita divina. Capiamo? Che succede però? Che se il verbo si fa carne, qual è la conseguenza? Che bisogna adorarlo, d'accordo? Non soltanto nelle vesti di Dio, ma anche nelle vesti di uomo. Prima conseguenza. Seconda conseguenza, Dio gli ha mostrato anche la modalità con cui avrebbe realizzato questo disegno, che non era una modalità, come dire, autoctona, mi si perdoni, insomma, o meglio ancora, autogena. D'accordo? Cioè, non è che il verbo diventa carne creandosi da solo la sua bella umanità e assumendola. No. Avrebbe realizzato questo disegno prima creando una creatura degli esseri umani, tra gli esseri umani che sarebbe stata la più perfetta e la più santa che sarebbe mai esistita, e da quella andando a prendere la sua natura umana. Con la conseguenza però che questa creatura umana, per questa operazione realizzata insieme, avrebbe ricevuto una dignità ipso facto superiore a tutti gli esseri creati, angeli compresi, perché quella è la madre di Dio. E quindi gli angeli stessi avrebbero dovuto adorare il verbo incarnato e venerare come superiore a sé questa creatura, cioè la Madonna. Quando Lucifero ha preso coscienza e conoscenza di questa cosa, ha detto: tu sei matto, io questo non lo farò mai, io non mi piegherò mai a adorare il verbo umiliato in un uomo, perché sono superiore alla razza umana, non lo faccio questa cosa qua.
meno che mai a umiliarmi, a venerare come mia regina una donna, una creatura della razza umana, ma tu lo sai chi so io? Cioè, Lucifero, secondo la tradizione, era il principe degli angeli, ecco, quindi era il numero uno degli angeli. San Tommaso d'Aquino spiega che tra gli angeli, che sono distinti in 9 cori, esistono delle gerarchie non soltanto tra i cori, ma anche all'interno degli stessi cori, cioè il numero uno dei serafini, come certamente doveva essere Lucifero, se era il più grande degli angeli, in confronto all'ultimo membro del coro dei serafini, cioè c'è un abisso di superiorità, d'accordo? Non l'ha fatta questa cosa. Quindi ha scambiato questa cosa. Ha invidiato, come dire, la razza umana, si è ribellato contro Dio, ha considerato questa cosa un sopruso, un affronto nei confronti della dignità della natura angelica. E si è ribellato. Io questa cosa non la faccio. Attenzione alla ribellione. Io questa cosa non la faccio. E questa ribellione gli ha causato l'immediato distacco da Dio, e tu dici: come mai gli angeli non si convertono? Voi sapete che gli angeli non si possono convertire. Il motivo lo spiega San Tommaso d'Aquino. L'irreversibilità del peccato angelico è motivata dal fatto che, a differenza di noi, gli angeli, che sono puri spiriti, quando fanno un atto di volontà per la conoscenza perfettissima che hanno dell'azione che stanno facendo e di tutte le loro conseguenze, un atto di volontà, il primo che fanno, il primo è determinante di tutta quanta la loro esistenza futura, perché sia nel bene che nel male, quel primo atto fa aderire all'oggetto dell'atto in maniera irreversibile per la conoscenza perfetta che l'angelo ha. Questo si capisce, tanto sarà l'argomento della prossima puntata perché non facciamo in tempo a svilupparlo adesso quando parleremo del peccato originale. Allora, l'uomo nel peccato originale è stato ingannato. Perché ha potuto essere ingannato? Sì, con tutta l'altra la colpa che c'ha. Perché nel prospettare all'uomo la tentazione, quindi un'altra prospettiva, l'uomo, a differenza dell'angelo, non ha la capacità immediata di vedere: no, no, io questo non lo faccio, perché se faccio questo, poi succederà quest'altro, 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 poi succederà ancora quest'altro, 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 perché la nostra intelligenza, pur nello stato di natura integra, prima del peccato originale, è un'intelligenza creata ma unita al nostro organo corporeo che è il cervello. Quindi noi non siamo capaci di una conoscenza intuitiva e profondissima delle cose. San Tommaso d'Aquino dirà che nel peccato dell'uomo, in ogni peccato, anche nel peccato originale, c'è sempre una certa ignoranza, che è il principio della nostra debolezza, cioè il principio per cui possiamo facilmente cadere, ma è anche il principio della nostra salvezza. Perché? Perché noi possiamo convertirci, anche se è difficile e ci vuole comunque un'operazione della grazia di Dio. Perché? Che cosa succede quando noi ci convertiamo? Cioè, noi facciamo così, cioè, ma che fa? Capisci che hai sbagliato. Perché quando tu andavi a camminare come un treno verso le vie del male, tu mica te ne rendevi conto perfettamente. Tu pensavi che stava tutto quanto bene. Questo è il principio della nostra debolezza, ma anche il principio della reversibilità delle nostre azioni. Per un angelo non è così. Cioè, se vogliamo immaginarci, per capirci, insomma, io non lo so se è andato esattamente così, però per capirci, Lucifero, quando si è messo a fare questa cosa, subito ha visto, dice: no, guarda che se fai questa cosa succede il fine mondo, tu irreversibilmente rimarrai così, te ne sbatti, sarai sbattuto all'inferno, distruggerai la creazione, provocherai dei danni cosmici perpetui infiniti, tra l'altro ti andrai a sgrugnare la testa, alla fine sarai sconfitto, sporcherai le opere di Dio e tanto lui andrà avanti lo stesso, ma tu, cioè, tutte quante le conseguenze possibili, ma tu le hai tutte quante perfettamente presenti.
Quindi è un peccato lucido, come dire, il peccato dell'angelo è proprio per definizione un peccato contro lo Spirito Santo, se vogliamo tornare a un esempio per noi. Quindi irreversibile, irreversibile dalla parte del soggetto. Ecco perché questi non si convertono mai, non possono diventare buoni. Ed è il motivo per cui non potranno mai diventare buone, per questo l'inferno eterno, le anime dannate. Perché al momento della morte, questa irreversibilità che per gli angeli c'è da subito, comincia anche per noi. Come la morte ti coglie, in grazia o non in grazia, così rimani per tutta l'eternità. Allora, questo, se questo è vero, su questo ci sono fiumi di sangue. L'ultimo, cioè il più, come dire, il più, uno di quelli che ha approfondito anche per la sua devozione mariana, questo tema è stato San Massimiliano Maria Kolbe, per esempio, no? Tra i santi a me particolarmente cari. Questo, per esempio, che cosa fa capire? L'odio viscerale, tutti quanti sanno questa cosa qui, che il diavolo nutre nei confronti della Madonna. Viscerale. Perché? Perché? Per questo. Perché lei è la concausa del peccato originale degli angeli. Cioè, la causa principale è il verbo che ha voluto diventare Gesù Cristo, diventare uomo. Ma lei era con causa, perché ci ha messo a carico da 11. Uno potrebbe pensare, se sarebbe arrabbiato così tanto Lucifero, se il verbo gli avesse detto, divento uomo, però l'umanità me la faccio da solo, la faccio proprio perfetta, eccetera, eccetera, a destra e a sinistra. Forse le sarebbe arrabbiato un po' di meno, chi lo sa? Voglia nostro Signore, non voglio essere riverente, evidentemente, no? Quindi, forse, ma questa proprio non gliel'ha proprio perdonata, diciamo così, se si può parlare in questo modo, all'Altissimo. Io ho letto degli esorcisti, questo non me lo doveva fare l'Altissimo, non me lo doveva fare l'Altissimo, non me lo doveva fare, creare questa qui e servirsi di questa donna. Non lo doveva fare, questo è proprio un oltraggio per antonomasia. E questo che cosa fa capire anche di riflesso? Perché il rosario, il rosario, il rosario, il rosario, no? Che è una devozione da donnicciolo, una cosa da persone ignoranti che non sanno leggere? Perché se tutto questo è vero, capite che qui c'è un'inimicizia fontale, capito? Stabilita ab eterno, cioè grossa. E significa che proprio la Madonna è stato dato il compito di umiliarlo a Lucifero. Noi dobbiamo ricorrere a lei. Altro che dice chi è devoto alla Madonna nega il primato di Gesù Cristo. Ma che dici? Non è così. È l'unico modo per distruggere il diavolo. E per distruggerlo veramente. E per esserne liberati. Ecco, quindi vedete, no? Cioè, focalizzare il peccato originale degli angeli ribelli fa comprendere qualcosa indirettamente che ci riguarda, d'accordo? Per esempio, l'importanza di una solida, profonda e tenera devozione mariana. E anche il motivo per cui il diavolo ce l'ha così tanto con la Madonna. Dice, ma che gli ha fatto? Ma questa è la creatura più dolce, più buona che esiste, ma che ti ha fatto di male? Quello sfregio, il diavolo è vendicativo, come tutti sappiamo. Se lo lega al dito e non gli passa più. Bene, la prossima volta approfondiremo i guai nostri, cercheremo di vedere com'era l'uomo creato da Dio, quindi uscito dalle sue mani, cosa è successo, perché è successo e anche per quanto riguarda il peccato originale cercheremo di vedere cosa la tradizione della Chiesa ha detto sul peccato originale. Una santa notte a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, Dio vi benedica.